Comincia a delinearsi la corsa del Ticino per la conquista di seggi a Berna. È stata presentata ieri la lista dei Verdi e della Sinistra Alternativa. Si congiungerà con quella del Partito Socialista e punta a conquistare almeno un seggio al Consiglio Nazionale, il secondo di area. È composta da 4 Verdi, 2 comunisti e 2 rappresentanti del Forum Alternativo. Da compagni di lotta, compagni nella lotta per un posto al nazionale, il passo è tutto tranne che breve sul fronte progressista. E allora l'ufficializzazione del 4-2-2 che cercherà di strappare un seggio alla destra viene salutata con l'aggettivo storico. Il momento è storico, è veramente importante riuscire a mandare a Berna una deputazione che sia più attenta alle problematiche che ci stanno a cuore, il cambiamento climatico in particolare. Abbiamo deciso di concentrarci su quello che ci accomuna, le differenze ci sono, rimangono, ma ci sono anche tanti temi che ci accomunano ed è su questi che abbiamo costruito una base comune che ci porterà a Berna in ottobre. Un'unione programmatica ma anche pragmatica, come si è maggiormente abituati a vedere a destra. Loro difendono degli interessi di bottega simili, per cui difendendo degli interessi di bottega simili, anche se hanno delle pseudo differenze, alla fine si ritrovano. A sinistra, dove si vuole fondamentalmente cambiare la società, le idee su come si possa cambiare la società naturalmente possono divergere. Converge per contro il programma scritto a 3, prevede temi quali un salario dignitoso, la parità di genere, l'efficienza energetica e critiche nei confronti dell'Unione Europea e piace anche a chi lancia 2 giovani nella mischia. Per noi era fondamentale portare 2 volti nuovi nella lista, quindi me e Lea, perché non siamo un partito che fa dei personalismi ma che vuole formare più persone e quindi anche i giovani, anche dal punto di vista pratico e quindi con questa esperienza significativa sulla lista del Consiglio Nazionale. Lista sulla quale figurano anche i Verdi Jessica Bottinelli, Fabiano Cavadini ed Erika Frank, la comunista Lea Schertenleib e Beppe Savary per il Forum Alternativo. La gara però pare a 2, la strategia è congiungersi tecnicamente con il pop e i giovani oltre che con il Partito Socialista. Le ultime 2 legislature si è andati separati e il risultato è una deputazione a Berna che dal nostro punto di vista non rappresenta in maniera sufficiente quelli che sono i nostri ideali e con questa strategia speriamo di riuscire a correggere il tiro. Abbiamo congiunto le 2 liste per evitare il problema del voto utile e perché sappiamo che solo facendo così possiamo riconquistare perlomeno un seggio. Togliendolo alla destra, lavorando bene, potremo addirittura andare un po' al di là. Magari a novembre con il ballottaggio per gli stati.